crisi europea, cambiare strada per sconfiggere la recessione. Questo è il titolo del secondo appuntamento promosso dal Forum Politiche Economiche della CGIL nazionale sul tema della crisi globale. Elsa Fornero è stata la mia professoressa presso il Real Collegio di Torino. Non immaginavo di potermi ritrovare, diciamo, con la ministra Fornero in un ruolo così vicino, così prossimo, così simile a quello tipico dei retori, dei demagoghi, di quelli che un tempo si definivano i pugilatori a pagamento. Bene, una moderata correlazione molto discutibile, molto discussa esiste, cioè più flessibilità in uscita sembra correlata con una maggiore dimensione relativa degli investimenti diretti esteri, tuttavia se guardiamo agli effetti sulla crescita e sull'occupazione di quegli stessi investimenti diretti esteri, si scopre che lì dove il modello di specializzazione produttiva del paese che riceve gli investimenti è già alto in termini di specializzazione tecnologica, vi possono essere dei modesti effetti in termini di crescita e di occupazione. Ma se il modello di specializzazione produttiva è di tipo tradizionale, quel paese che riceve gli investimenti diretti esteri può veder crollare l'occupazione proprio a seguito degli investimenti diretti esteri. E queste sono delle evidenze note, diciamo, in letteratura, che tuttavia entrano in contraddizione, in palese contraddizione con una vulgata dilagante, una vulgata che poi genera il consenso politico. Ecco, io sono rimasto meravigliato appunto nel vedere la mia professoressa, diciamo, in un ruolo così vicino, così simile a quello che un tempo veniva definito di pugilatore a pagamento. Il tema si chiama licenziamenti illegittimi, i licenziamenti illegittimi vanno sanzionati con reintegro. Punto. Non è che bisogna cambiare delle virgole, eccetera, bisogna ripartire dal principio che un licenziamento illegittimo è sempre illegittimo, qualunque sia la ragione che l'impresa vorrebbe attribuirgli, e a quel licenziamento illegittimo deve conseguire il reintegro. Punto. Devono sempre spiegare come mai un mattino hanno improvvisamente deciso che il confronto era finito e che non si poteva costruire una mediazione.